le slot machine, luci stroboscopiche, musiche galvanizzanti, vincite frequenti. Ma in realtà il meccanismo di questo gioco è sempre a perdere. In Italia nel 2022 abbiamo giocato 33 miliardi e mezzo di euro, di cui solo 25 sono stati rivinti e il bilancio è di 8 miliardi e mezzo persi da chi ha giocato. Ma quindi, come funzionano realmente? Come sono programmate? E come fanno a tenerci attaccati anche quando stiamo perdendo? Se esistesse una macchina che ogni euro che inserite vi restituisse 65 centesimi, ci giochereste? Beh, detta così probabilmente no, non è conveniente. Eppure le slot machine ragionano proprio così, ma lo fanno in modo furbo. La macchina è programmata per rendere solo una percentuale di quello che riceve. Ma non è un segreto, è così per legge. Per direttiva ministeriale, le slot machine devono restituire almeno il 65% delle somme giocate a ogni ciclo di partite. Cioè ogni insieme di partite giocate da chiunque sulla stessa macchina o su macchine collegate. Di solito i cicli di partite vanno da 14.000 a 140.000 partite. Un gioco del genere è detto non equo, perché sostanzialmente restituisce meno di quello che riceve. Se un ciclo di partite durasse una sola partita, succederebbe proprio quello che abbiamo detto prima, cioè vinco 65 centesimi ogni euro che ho giocato. Ma non lo farebbe nessuno. Invece il meccanismo è più furbo. Se in 140.000 partite vengono scommessi per dire 100.000 euro, ne verranno rivinti 65.000, ma distribuiti lungo le 140.000 partite secondo una tabella di premi. Come sono stabiliti questi premi? La tabella è stabilita secondo le probabilità di ogni combinazione. Ogni slot infatti ha un certo numero di simboli che si ripetono. Alcuni compaiono più volte sullo stesso rullo, altri invece compaiono una volta solo per rullo e quindi sono più rari, cioè hanno una probabilità più bassa di uscita. Ecco, vengono scelte delle combinazioni con probabilità di uscita medio-bassa e a seconda di questa probabilità viene assegnato un premio alla loro uscita. La combinazione con probabilità più bassa di tutte è quella con la vittoria maggiore. Una combinazione invece più probabile avrà un premio minore. Tutti i possibili premi assegnati alle combinazioni scelte sono stabiliti in modo che, se sommati tra loro, danno come risultato il 65% delle scommesse totali. Insomma, in poche parole, c'è chi beccherà le partite fortunate e chi invece non vincerà nulla. Ma se ci mettessimo a giocare 140.000 partite di seguito, saremmo abbastanza sicure di vincere tutti i premi possibili. Verrebbe da dire wow! E invece no, perché ricordatevi che vincere tutto il vincibile significa vincere il 65% di quello che abbiamo speso. È un gioco a perdere. Quindi il concetto di tentare la fortuna, in questo caso, significa intercettare uno di quei momenti del ciclo dove viene erogata parte di quel 65%. Ma allora, se tutto questo si sa, com'è possibile che si giochi così tanto? Che nel 2022 sono stati giocati in Italia 33 miliardi e mezzo alle slot machine? Solo 25 sono stati rivinti, mentre 8 miliardi e mezzo sono stati persi. Primo motivo, le slot machine sono ovunque. Non sono solo nei casinò e nelle sale da gioco, ma anche in bar, tabaccherie, ristoranti, trattorie, stabilimenti balneari, alberghi. Ce ne sono 400.000 in Italia. Poi si può giocare anche online. Poi sono un gioco semplice. Ci sono 3 o 5 rulli che girano con diverse figure. Una monetina da inserire, un pulsante per azionare i rulli e una tabella di pagamento con diverse combinazioni vincenti. Come abbiamo detto, alcune pagano molto, quelle più rare, altre più probabili hanno invece premi più piccoli. In verità il giro dei rulli è fittizio, è solo per fare scena. La combinazione che uscirà è stabilita al momento in cui schiacciamo il pulsante per giocare una partita. E come viene stabilita la combinazione? Tramite un generatore di numeri casuali, cioè un algoritmo che genera dei numeri randomi e ogni numero corrisponde a una combinazione che verrà poi mostrata sul monitor. A parte questi motivi più materiali, le slot machine seguono anche diverse tecniche psicologiche che ci tengono proprio attaccati allo schermo anche quando stiamo perdendo.
Per esempio, si può anche scommettere su più di una linea. Facciamo un esempio per capirci. Una puntata solitamente ha un costo che va da una decina di centesimi a una decina di euro. Poniamo che io decida di scommettere un euro, giocare su una sola riga e che il premio massimo, cioè la combinazione più rara, sia di 100 euro. Se scommettiamo su 10 righe contemporaneamente, decuplichiamo la probabilità di vincita, ma spendiamo anche 10 volte di più. Cioè 10 euro, uno per ogni riga. Anche se vinciamo in questo caso, guadagniamo meno, perché se vinciamo 100 euro avendo speso un euro, ne guadagniamo 99. Se invece ne abbiamo scommessi 10, ne guadagniamo 90. Però è vero che così vinciamo spesso, ma come abbiamo detto, oltre al jackpot massimo, esistono anche vincite più piccole, a volte addirittura minori di quanto abbiamo scommesso. Quindi in sostanza possiamo vincere, ma comunque nel bilancio perdere dei soldi. Ma sono proprio queste continue piccole vincite a spingerci a giocare ancora. Se perdo troppo, mollo. Quindi il meccanismo mi fa vincere poco, ma spesso, e questo mi fa venire voglia di giocare ancora. Si chiama rinforzo positivo intermittente. Quasi nessuno smette quando sta vincendo. Più vinco e più voglio vincere. Quindi continuo a giocare finché sostanzialmente perdo. A volte poi vinco meno di quello che ho scommesso, però qualcosa ho vinto, ho la sensazione della vincita, che però è fasulla, apparente. E così continuo a giocare con il ritmo frenetico tipico delle slot machine. Altre volte poi credo di aver quasi vinto, cioè sfioro di poco una combinazione vincente. Ma a parte che non c'è bravura nelle slot machine, si tratta solo di fortuna, sono numeri generati casualmente da un algoritmo. Oltre a questo, due campane e un'arancia non è quasi tre campane, è banalmente una combinazione perdente che ha la stessa probabilità di altre combinazioni perdenti. E questa sensazione di quasi vincita ci tiene attaccati, anche perché spesso le macchinette lo fanno notare che abbiamo quasi vinto, con scritte che recitano frasi come «C'eri quasi!». Ecco, qui forse c'è la parte più interessante, le grafiche, le luci e i suoni. Esistono milioni di tipi diversi di slot con grafiche diverse. Le più classiche hanno la frutta, ma ci sono anche a tema film, a tema serie TV o videogiochi, così da essere accattivanti per chiunque a seconda dei suoi gusti. Ma la cosa più intrigante sono i suoni. Quando esce una combinazione vincente, la slot emana degli effetti sonori di vittoria. E questo lo fa per qualsiasi vincita, che sia di 100 euro o di 2 euro. Quindi poniamo che ho scommesso 10 euro, ho vinto 2 euro, cioè alla fine ho perso 8 euro, ma la macchinetta festeggia, mi dice che ho vinto. I suoni ci galvanizzano e ci danno l'impressione di vincere più di quanto stia accadendo realmente. E questo lo dicono diversi studi del laboratorio sul gioco d'azzardo dell'Università di Waterloo in Canada, che è specializzata proprio in questo settore. Quando invece giochiamo senza musica, senza suono dei rulli, senza il suono di monete quando abbiamo vinto, abbiamo una percezione più veritiera di quanto stiamo perdendo. Un altro fattore è l'antropomorfismo, che viene spesso attribuito alle macchinette. Avete presente quando date il nome alla vostra macchina e le volete bene? Ecco, è proprio quello. C'è la tendenza ad affezionarsi alla slot machine, a pensare che ci stia premiando, che ci voglia bene, ma chiaramente non è così. Si tratta di un freddissimo algoritmo che non guarda in faccia nessuno. Insomma, come abbiamo detto, le slot machine sono un gioco a perdere, ma lo mascherano bene. A volte però vengono viste come un divertimento, qualche euro che sarà mai. La verità è che il gioco d'azzardo può creare dipendenza. Il disturbo del gioco d'azzardo è una patologia. Produce effetti sulle relazioni sociali e sulla salute mentale seriamente invalidanti. Quindi se state guardando questo video e pensate di avere un problema, il nostro consiglio è quello di parlarne con degli esperti, oppure potete contattare il telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo al numero che vedete qui sotto. Bene ragazze e ragazzi, io spero veramente che questo video vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo e prendere consapevolezza su un argomento sicuramente complesso. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.